Capitolo 2, episodio 3, Terra delle streghe. Man mano che ci avvicinammo al confine tra il covo del leone bianco e la terra delle streghe, il cielo diventò cupo e un violento vento ci venne contro. Subito, a seguire una catena di lampi e fulmini, minacciava il nostro arrivo. Così, ebbi un timore profondo che era impossibile negare o nascondere. Ogni scarica elettrica che i lampi rilasciavano sembrava che dividessero il cielo a metà, ed io ero così scompigliato da non essermi accorto che un'insistente pioggia ci aveva cosparso d'acqua. Tutta la terra delle streghe era molto triste, e infatti ovunque mi voltassi vedevo solo grigio, di varie tonalità, ma pur sempre grigio. Poi, guardando all'orizzonte, oltre la fitta nebbia che sembrava più una somma di fumogeni, riuscì a vedere vagamente un tetro castello dove vi abitavano le streghe. Malgrado il timore delle streghe, a causa di una leggenda che narrava di una donna con poteri soprannaturali per opera del diavolo, io, come tutti gli altri, ci affrettammo per fuggire da questa tempesta di vento e pioggia terrificante a raggiungere il castello delle streghe. Davanti al castello delle streghe trovammo una lunga cancellata di ferro con al centro un cancello a due ante, stranamente già aperto. Ci avvicinammo sempre di più, sino a raggiungere il portone, e proprio mentre Pantera stava per bussare, esso si spalancò. Al suo interno trovammo una signora molto bassa, con i capelli lunghi e crespi di colore grigio a tratti bianchi. Aveva la pelle olivastra, il viso pieno di rughe e brufoli e un naso ricurvo, e inoltre le sue unghie erano lunghissime. «Vi stavo aspettando», ella ci disse subito. «E come sapevate del nostro arrivo?» domandò Pantera perplessa. Io so tutto, sapevo del vostro arrivo da tantissimo tempo, ma non sapevo quanto doveva avvenire. Finalmente è giunta l'ora della vendetta. Di quale vendetta parlate? Domandò ancora Pantera. Una leggenda parla dell'unione fra tutti i capi delle varie terre di questo mondo. Per liberarci da questa maledizione che da troppo tempo ormai ci tiene vittime di un esilio ingiusto, disse quella strana signora. «Ma lei chi è?» chiese Pantera. «Il mio nome è Ecate, unica e grande divinità in grado di poter viaggiare liberamente tra il mondo degli uomini e il regno dei morti», disse la signora, e man mano che parlava il suo viso diventò giovane e noi tutti la guardavamo increduli e privi di parole. Poi aggiunse: «La mia vera natura è triplice, giovane, adulta e vecchia, e per di più è bisessuata, in quanto possiedo entrambi i sessi. Per questo motivo venivo considerata la fonte di vita e mi era stato attribuito il potere vitale su tutti gli elementi. Oggi invece vengo considerata solo la dea della stregoneria, perché qualcuno che a noi sfugge ha messo voce che noi streghe abbiamo il potere del male, che noi streghe in notte di tempesta voliamo nel cielo per mezzo di scope e rechiamo grave danno alle donne partorienti e ai loro figli, causando aborti e malformazioni. A noi hanno attribuito tutte le scomparse e anomalie, e per questo siamo state esiliate in questa terra fredda e distaccata. Per cui sono pronta ad incamminarmi con voi, perché io, più di chiunque altro, ho bisogno della verità per riscattare e liberare tutte noi.
Eravamo tutti stupiti dalla sua versione dei fatti e anche se volevamo incamminarci subito, ormai era buio e noi eravamo davvero molto stanchi. Così decisimo di approfittare della gentilezza della dea Ecate e accettammo di partire il mattino seguente accompagnati dai suoi cavalieri stregoni con le loro scope volanti. Ancora prima che arrivasse l'alba, eravamo tutti svegli e pronti. Il cielo però era ancora cupo e il vento sempre più insistente. Così mi domandavo come saremmo riusciti a volare per mezzo di fragili scope senza che ci facessimo del male. Tutti ci guardavamo l'un l'altro con aria preoccupata. Poi, proprio mentre guardavamo il cielo pieno di nuvole grigio scuro, ad un tratto iniziammo a vedere spuntare i 12 cavalieri stregoni sulle loro scope volanti. Man mano che si avvicinavano sempre di più, iniziammo a notare che i loro corpi non erano visibili e quindi erano costrette ad indossare grandi manti neri per dare forma al loro aspetto. «Come mai sono invisibili?» domandò Pantera. «Questo è il prezzo che hanno dovuto pagare per essere rimasti fedeli a me e a tutte le altre streghe, malgrado la nostra condanna all'esilio. Dovete sapere che questi cavalieri stregoni portano con sé una spada d'argento e sono molto temuti perché, oltre ad essere abili spadaccini, lanciano anche sfere di fuoco. Inoltre, una cosa molto importante è che le loro scope ci permettono di spostarci a velocità altissime. Però, prima di salire sulle scope, bisognerà ungere i corpi, le spade e soprattutto le scope stesse con un preparato di erbe digitale e grasso liquefatto, che mescolati ad altre sostanze magiche ci aiuteranno a volare. E proprio per questo motivo si chiama unguento del volo. La cosa che maggiormente mi stupì era che non dovevamo cavalcare la scopa in modo regolare, ma l'estremità con la spazzola veniva posta di fronte, cosicché potevamo sistemare all'interno della spazzola una candela o una lampada che ci illuminava la via. Queste scope magiche venivano fatte in modo particolare, ci spiegò la dea Ecate. Infatti si usavano rami di betulla, mentre la spazzola si ricavava dai ciuffi di saggina o ginestra, perché fatta in questo modo allontanava gli spiriti cattivi e cacciava i temporali. Dopo questa spiegazione, con fatica tutti eravamo posizionati a cavalcioni sulle scope e pian piano ci sollevammo dal suolo. Giunti in alto nel cielo, tutto quel grigio sparì, lasciando spazio a varie sfumature. Azzurro sotto di noi, rosso tutt'attorno e sopra spiccava un leggero rosa sfumato dal blu. Anche il vento cessò e così pure le scariche elettriche e la pioggia. Era tutto così magico e rilassante che io chiusi gli occhi, respirai a pieni polmoni ed emisi un urlo di gioia. Quando riaprii gli occhi, mi voltai verso Pantera. E a mia insaputa scoprì che anche ella mi stava già osservando. Estasiato e spensierato, mi voltai dall'altro lato, dove c'era la dea Ecate, e notai che ella stava guardando un punto fisso nel cielo. Così cercai di indirizzare il mio sguardo e la mia totale attenzione nella stessa direzione di ella, ed eccola lì, la luce rossa. «La vedete anche voi, non è vero?» domandò subito Guido. «Sì, la vedo anch'io», rispose la dea Ecate. «A cosa vi riferite?» intervenne subito Pantera. «Alla luce rossa, non la vedo solo io, ma anche la dea Ecate la vede», rispose subito Guido. «E perché io non posso vederla e voi sì? Cos'è?» domandò Pantera. «Non lo so, ma è davvero molto strano», concluse la dea Ecate.